Buonasera dal palazzetto dello sport di Monza, Saugella Team Monza Mai Cicero Pesaro, quinta giornata di andata Volley K2 femminile. La numero 15 Rita Lilium, la ricezione di Decani, poi Rimoldi in bagger per Bezzarevic, a tutto braccio, parallela vincente, c'è la deviazione del muro ma la palla è raggiungibile. 12 a 10 su Mai Cicero Pesaro. La ricezione di Lilium che poi va ad attaccare questa palla, arriva il muro, chiude la difesa Rimoldi, poi Lussana alza in bagger per Zago, diagonale stretta su cui ci sono i polsi di Di Giulio, Zanini alza in bagger per Mezzasoma, il muro a deviare, Decani chiude la difesa, l'attacco di Bezzarevic, pallonetto morbido, 1-0 Saugella. Non poteva essere che Milica Bezzarevic a chiudere questo set con un tocco morbido, ha chiuso con il 57% nel primo set. Senz'altro non è andata al di sotto in questa seconda frazione. Arriva intanto il gran muro di Sonia Candy che per la prima volta in questo set riesce a fermare Elisa Mezzasoma. Va a cercare le mani di Bordignone, una ricezione perfetta di Yulo all'indietro per la fast di Mastro di Casa. La risposta di Pesaro affidata alla fast di Mastro di Casa. 18-21. La ricezione di Zannini, poi di Giulio per... la parallela di Lilium che termina fuori. Secondo set vinto da Saugella 26-24. La battuta di Bezzarevic, poi la ricezione, ci prova Lilium, il gran muro di Rebecca Rimoldi. La ricezione di Bordignon, poi l'attacco di Babbi, il mani fuori per il punto numero 20, 16-20. Con il mani fuori di Francesca Babbi, battuta in Bezzarevic, battezzata fuori, questo è un errore pesante perché chiude il set e regala il punto dell'1-2 a Mai Cicero Pesaro. Eccola qua, la battuta di Sestini a ricezione di Lussana, poi Rimoldi all'indietro per De Stefani, a tutto braccio, 6-11, punteggio Bezzarevic dai 9 metri per le... padrone di casa, questo è un grande ace sulle mani di Babbi, 15-17. Babbi arriva comunque a diagonale stretta di Bordignon, grandissima difesa di De Stefani che adesso va ad attaccare piazzandola alle spalle del muro, in tuffo Babbi, di Giulio per Bordignon, sopra il muro, poi Zago non riesce a indirizzare la palla verso un compagno. Difesa di Giulio, Zannini in bagger per Mezzasoma, la gran difesa di Rimoldi, poi Candy ad alzare per Zago. Ancora murata, De Stefani la tiene dentro, quando sarebbe andata fuori, poi Zago la chiude con un gran colpo, palla a terra, siamo al caffè, 24-20. Point ancora a disposizione di Saugella, la ricezione di Lussana, Rimoldi per Zago a tutto braccio, palla a terra e finisce qua, quarto successo in 5 gare per Saugella, vince 3-1 contro Mai Cicero Pesaro. È stato difficile anche contro Pesaro come ultima partita, però sono contenta perché mia squadra è in momenti in difficoltà è stata brava e tatticamente molto brava e siamo state in campo tutte insieme e alla fine sono contenta perché abbiamo preso 3 punti.